Parliamo di innesco, come utilizzare, come innescare il sugarello con utilizzando un sistema Biamo. Volutamente oggi non abbiamo messo in campo l'anello nasale, perché l'anello nasale purtroppo ha la particolarità di limitare a un solo uncino, a un solo amo, tutto il sistema pescante. Oggi volevo avere qualche chance in più e quindi aggiungere all'amo pescante anche un ulteriore amo trainante, secondo me è una soluzione decisamente utile per i nostri fini. Passiamo quindi a mostrare la metodologia di innesco per questo sistema pescante. Passiamo l'amo nel naso del perciforme, avendo cura di non andare a lesionare eccessivamente la parte della testa. Regoliamo la lunghezza in funzione del pesce e passiamo l'amo subito in prossimità del foro anale, ma molto vicino alla coda. Dopodiché riregoliamo il tutto e mettiamo in pesca.